a chi ama il viaggio come me, che, appunto, che come ricordava Franco Salvatori in maniera molto carina, insomma, ha avuto un po' l'idea di questo festival, ma sarebbe stata soltanto un'idea se poi questa idea non fosse stata trattata in maniera elegante, sofisticata, ma anche di grande, diciamo, popolarità da un gruppo di lavoro che è guidato da Antonio Politano, che adesso vorrei velocemente cedere la parola, e diciamo, tutti gli amici che hanno lavorato per questo festival, cioè trattare questo festival e farlo diventare, come diceva adesso Maria Cristina, un outsider anche nella graduatoria della strada romana, credo che si debba appunto a chi ha lavorato in questi mesi, in questi anni, per far crescere un appuntamento che a mio parere si deve candidare come un appuntamento di rilevanza non soltanto romana ma anche nazionale e perché no internazionale. Il tema tra cultura, turismo, viaggio, credo che sia ovviamente troppo semplice sottolinearlo per tutti, sia un must ormai diciamo fondamentale. La letteratura e tutte le altre forme di viaggio sono sicuramente delle modalità per assaporare la conoscenza dei luoghi. Dico solo l'ultima cosa citando un mio vecchio maestro che ci insegna che non si vede ciò che non si conosce, quindi bisogna conoscere per andare a vedere anche i luoghi, e quindi anche con questo auspicio io faccio un grande augurio a questa nuova edizione del festival, porto ovviamente i saluti di Federculture, di tutta la rete dei nostri associati, alcuni sono stati addirittura, diciamo, inseriti nella programmazione, come hanno accolto la proposta. Voglio citare, non so se c'è qualcuno, la Federazione degli Scrittori Italiani, che è appunto una federazione che è associata a Federculture, che ha dato un contributo rilevante anche ovviamente per l'attinenza al tema, così come ovviamente l'istituzione che storicamente ci associata a Federculture sostengono questa manifestazione, a partire ovviamente dall'amministrazione comunale, le istituzioni biblioteche, eccetera, e tantissime altre realtà che Federculture associa. Quindi un augurio ancora affettuoso, anche perché sento ancora mio questo progetto, e ringrazio tutti per questa opportunità.